Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi la Chiesa celebra, fratelli e sorelle carissimi, la solennità della Santissima Trinità, ecco, la festa del nostro Dio che, come sappiamo dal Credo e dalla Rivelazione, è uno nella sostanza e trino nelle persone, l'abbiamo imparato fin da quando eravamo piccolini. Padre, Figlio e Spirito Santo. Diciamo nel Credo: credo in un solo Dio, uno solo, Padre onnipotente, solo Signore Gesù Cristo, e nello Spirito Santo che è Signore dalla vita. Quindi sappiamo bene, la Trinità è un mistero immenso. Una è la natura divina, quindi è Dio Padre, è Dio il Figlio e è Dio lo Spirito Santo. Questo perché sappiamo un po' di cosa, senza nessuna differenza tra tutti quanti e tre. Dio è il Padre, Dio è il Figlio e Dio è lo Spirito Santo, onnipotente il Padre, onnipotente il Figlio, onnipotente lo Spirito Santo, infinitamente santo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Non c'è nessuna distinzione tra i tre, salvo la differente, come si dice, relazione d'origine. Cioè il Padre è Padre, il Figlio è generato dal Padre e lo Spirito Santo, come diciamo nel Credo, procede dal Padre e dal Figlio. Un immenso mistero, che però poi quando andremo in paradiso formerà la beatitudine dei santi. Qui purtroppo sulla terra, guardate, questa festa, vi faccio una confessione, è un po' la croce di tutti quanti i sacerdoti, perché parlare della Santissima Trinità, voi pensate che io ci ho fatto pure i corsi sulla Santissima Trinità, perché la mia specializzazione teologica è in dogmatica, quindi questa dovrebbe essere una materia, ma io ogni volta che vado ai miei ragazzi dico: sentite, guardate, perdonatemi subito, perché qui sulla Santissima Trinità possiamo balbettare qualcosa, perché Dio è veramente qualcosa di veramente immenso e grande. Certo, quello che la Chiesa ci dice e ci insegna è certissimo, quello che ho detto prima non c'è nessun dubbio, ma evidentemente capite che capire il mistero della Santissima Trinità o comprenderlo in questo mondo è impresa che è inutile metterci, sì, perché non ci mettiamo, no? Perché questa festa viene celebrata in questa domenica? Perché è la Chiesa che nella sua sapienza ha disposto che la festa della Santissima Trinità fosse celebrata la domenica subito dopo la Pentecoste. Questo penso che sia una cosa importante, anche perché poi ci collegheremo un attimo con quello che Gesù ci ha fatto ascoltare nel Vangelo. Allora, voi sapete che il nostro anno solare è fatto da 365 giorni, su questo non ci piove, no? Il calendario civile comincia dal 1° di gennaio e finisce il 31 di dicembre, e ogni anno è sempre uguale, perché c'è gennaio, febbraio, poi si ricomincia gennaio, febbraio, quindi in questa terra, e anche le stagioni, no? Autunno, inverno, primavera, estate, autunno, inverno, primavera, estate, autunno, inverno, primavera, estate, non ci sta la possibilità di cambiare queste cose, no? Quindi c'è l'anno civile, ma voi sapete che la Chiesa ha un proprio anno, che è l'anno liturgico, si chiama così. L'avete mai sentito parlare di queste cose qui? Perché io non lo so se tanti, cioè un pochino sì, ma non è che se io vi dovessi chiedere, per la Chiesa il giorno di Capodanno, quindi il primo giorno dell'anno di pubblico, il primo giorno dell'anno del liturgico, qual è? Facciamo così, alzi la mano chi lo sa, senza dirlo. Eccoli, lo sa. Uno, poi, non vedo bene tutti, due. Vabbè, insomma. Beh, meglio di niente. Capodanno per noi è la prima domenica d'Avvento, non è il 1° gennaio, perché ogni anno con la prima domenica d'Avvento comincia il nuovo anno liturgico, dove si legge, sapete che gli anni liturgici sono tre, A, B e C, adesso stiamo nell'anno A, e anche questi 1, 2, 3, poi si ricomincia A, B, C, A, B, C. Si chiamano A, B, C perché in ogni anno si legge uno dei tre Vangeli sinottici, cioè Matteo nell'anno A, Marco nell'anno B e Luca nell'anno C. Quando c'è qualche festa importante, come oggi per esempio, si legge il Vangelo di Giovanni, che è un Vangelo un po' più impegnativo, che si legge in circostanze particolari, il Venerdì Santo e in una delle domeniche di Pasqua, mi pare che la domenica stessa di Pasqua, il giorno di Natale si legge sempre il prologo del Vangelo di Giovanni, eccetera eccetera, no? E che cosa è l'anno liturgico? L'anno liturgico ci mette dinanzi l'opera che la Santissima Trinità ha fatto, attenzione, per la nostra redenzione. Ok? Sono tre le cose che ha fatto la Santissima Trinità fuori di sé. Qual è la prima?
ha creato l'universo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Guarda che ha creato anche te, te e te. Non solo che ti ha creato, ti ha pensato da prima che il mondo fosse. Quindi la prima grande opera fuori di sé della Santissima Trinità è la creazione. Che succede però? Che noi abbiamo combinato un guaio, perché la creazione, che era uscita tanto bella dall'Altissima, purtroppo è stata guastata dal peccato dell'uomo, e quindi avevamo bisogno di essere rimessi in piedi. E questa è stata l'opera della redenzione. Come ha fatto Dio, Santissima Trinità, a redimerci? Questo lo parliamo dal Catechismo. Ha inviato il Padre, ha inviato suo Figlio sulla terra, preso una natura come la nostra, è nato veramente, ha vissuto, ha predicato il Vangelo, ha sofferto, è morto ed è risorto per la nostra salvezza, giusto? Allora, prima domenica d'Avvento, cominciamo, no? L'Avvento che significa attesa della venuta, quindi comincia la Chiesa a farci ricordare che il Figlio di Dio è venuto sulla terra per la nostra salvezza, che si celebra il Natale, ok? E al tempo stesso ci ricorda, durante il tempo d'Avvento, che come venne nella storia per salvarci, tornerà, lo diciamo nel Credo, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare vivi e morti. E nel frattempo continua a venire a visitare misteriosamente le nostre vite, volendoci incontrare, soprattutto attraverso l'opera e il ministero della Chiesa. Gesù dice nel libro dell'Apocalisse: io sto alla porta e busso, beato chi mi apre la porta, perché cenerò con lui, egli con me, e mi conoscerà e comincerà a gustare la beatitudine fin da questa vita. Finisce il tempo di Natale, c'è un piccolo intermezzo, poi che succede? Tempo di Quaresima, tempo di penitenza, che culmina nella grande triduo pasquale: passione, morte e risurrezione di Gesù. Quindi il Signore, che è venuto sulla terra, è venuto per soffrire, per morire, per risorgere per la nostra salvezza, d'accordo? Poi c'è il tempo di Pasqua. Che succede nel tempo di Pasqua? Ricordiamo i 40 giorni che Gesù è rimasto sulla terra da risorto, tutte quante le apparizioni e le conferme della sua vera risurrezione, e due domeniche fa che cosa abbiamo celebrato? Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Quindi la missione di Gesù è finita. Ma è venuto soltanto Gesù? Il Padre ha mandato soltanto suo Figlio? No, il Padre ha mandato anche chi? Domenica scorsa. Lo Spirito Santo, a animare l'opera che la Chiesa durante il tempo compie. Cosa fa la Chiesa durante il tempo? La redenzione che Gesù ha già operato, perché è già morto in croce una volta per tutti, la Chiesa la porta a tutti gli uomini che si aprono ad accoglierla, di ogni luogo e di ogni tempo. Il culmine dell'opera della redenzione è la Santa Messa, perché quando si celebra la Santa Messa, qui su questo altare si rinnova veramente il sacrificio della croce, diceva Paolo VI, con l'unica differenza che è un sacrificio incruento. Questo lo vedremo domenica prossima, che c'è il Corpus Domini, d'accordo? Parleremo più di questo qui. E quindi perché subito dopo l'opera della Santissima Trinità? Perché l'opera della redenzione cosa è stata? Mandare il Figlio per la nostra salvezza, quindi tempo d'Avvento, Quaresima e Pasqua, che finisce con la Pentecoste, invio dello Spirito Santo. Ecco, oggi celebriamo il festeggiato. Colui che ha compiuto l'opera della nostra redenzione è il nostro eterno Dio, uno e trino. Dopo questa domenica ci sarà un'altra festa, che questa volta l'ha voluta nostro Signore in persona, che è la festa del Corpus Domini. Domenica prossima, poi abbiate pazienza che dopo la comunione devo darvi alcune comunicazioni, due minuti in più vi chiedo da parte del Vescovo per le celebrazioni della prossima settimana, e come festeggeremo il Corpus Domini in queste situazioni ancora precarie in cui ci troviamo. E poi comincia il tempo ordinario. Adesso fino al tempo d'Avvento vedrete sempre il sacerdote vestito di verde, salvo quando si celebra come oggi la Santissima Trinità e il Corpus Domini, poi siamo sempre verdi. Cos'è il tempo ordinario? Il tempo ordinario è il tempo in cui che celebra l'attività che la Chiesa fa di continua formazione e di predicazione del Vangelo, perché l'opera compiuta già dal Figlio e già realizzata dallo Spirito Santo ci raggiunga e noi possiamo crescere sempre più nella santità, nella fede e in ogni buona opera. Questo è l'anno liturgico.
Ecco, quindi si celebra questa festa oggi perché abbiamo appena, diciamo così, completato tutto quanto l'aspetto fondamentale, quindi la venuta del Figlio, l'opera della salvezza operata dal Figlio, sofferente, morto, crocifisso, risorto per la nostra salvezza, e poi l'invio dello Spirito Santo, domenica scorsa, che celebra l'inizio della Chiesa. Concludo con una piccola cosa: noi ricordiamo la Santissima Trinità quando, ogni volta che ci facciamo il segno della croce. Il segno della croce, guardate che è un gesto importantissimo, quando diciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mi posso permettere, perché la mia esperienza, io ho sempre fatto il catechismo ai ragazzi, guardate, questo segno della croce, arrivano che devono farsi la cresima, non qui a Sermoneta, sono tutti bravi, in altri posti. Che se tu dici fate il segno della croce, vedi di tutto, d'accordo? Allora, nella Chiesa latina noi facciamo il segno della croce col palmo della mano destra aperto, quindi sulla fronte, attenzione, sul cuore e sulle spalle. Sapete perché? Non è un caso, perché io, il mio Dio uno e trino, è colui a cui voglio pensare giorno e notte, amare con tutto il cuore e servirlo con tutte le forze, capito? E al tempo stesso nomino le tre persone divine tracciando il segno della croce, che mi ricorda l'opera fondamentale che la Trinità ha fatto per noi, inviare suo Figlio che è morto in croce per la mia salvezza. Guardate che il segno della croce, molti santi sono stati devotissimi, bisogna farlo spesso e bene. Guardate che un segno della croce fatto bene, dicono gli esorcisti, scaccia via tutti quanti i diavoli possibili e immaginabili. I diavoli sono più lontani da noi. Lui è terrorizzato, il diavolo, dal segno della croce, perché dentro questo gesto così semplice c'è tutto, capite? Nomini le tre persone divine, ricordi che devi amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, e rievochi l'opera che Gesù ha compiuto per la nostra redenzione. Quindi capite che c'è proprio tutto, capite? Ecco, quindi ci tenevo, insomma, queste sono cose piccole, ma sono cose molto molto semplici, però la fede bella è fatta di cose semplici, non si fanno discorsi troppo troppo grandi. Quindi ricordiamo, ecco, più segni della croce fate, chiaramente senza esagerare, non è come postata la mattina alla sera, perché dopo ti prendono per matto, no? Però più segni della croce si fanno, è meglio prima di mangiare, dopo aver mangiato, prima di iniziare il lavoro. C'è qualche calciatore che si fa il segno della croce prima di entrare in campo, insomma. Mi raccomando, l'unica cosa importante è che si fa il segno della croce e non si fa lo scaccia mosche. Voi non lo fate, perché qualcuno fa, dice, che ha fatto il segno della croce o ha scacciato le mosche? Voi sapete che, chiudo con un riferimento alla Madonna, la prima volta che la Madonna apparve a Lourdes, sapete tutti che appare sia riconosciuta, quindi è famosissima, fece solo il segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma Santa Bernardetta, sapete, dice se vedeste come si fa il segno della croce la Madonna, ci metteremmo tutti sotto un autotreno di terra, lentamente, con amore, con devozione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Santo. Altro che scaccia mosche, guardate che mi ci metto in mezzo pure io, purtroppo a volte siamo tutti quanti un pochino scellerati, ecco. Però fare bene un bel segno di croce è già un grandissimo atto di fede, non ci vuole niente, non ci vuole molte cose che sono molto importanti, ci vuole molto poco a farle, ma sono molto significativi. Quindi buona festa della Santissima Trinità e buoni segni della croce a tutti, d'accordo? Siano lodati Gesù e Maria.